Siamo con il sindaco di Cervo. Sindaco, tantissima gente, c'è voglia di arte. Sì, sicuramente è un grande evento per il nostro borgo perché la mostra di Francesco Casorati è sicuramente una chicca in questo periodo estivo, allestita nel pregevole oratorio di Santa Caterina, dove viene sicuramente valorizzata sia la struttura che la mostra, che dà un respiro di arte veramente, veramente grande. Un insigne pittore che ha scelto Cervo come sua dimora e attraverso la famiglia. Noi oggi abbiamo la possibilità, per la seconda volta, perché già una mostra dei pittori piemontesi era stata fatta nel 2008 e oggi torniamo con Casorati alla grande in un contesto meraviglioso e quindi immaginiamo che ci sia un buon afflusso di pubblico per vedere un'esposizione di grande pregio. Prossimi appuntamenti quali sono? Ma intanto per rimanere in tema dell'arte, diciamo che ci sarà un settembre dedicato all'arte perché cominceremo con il Pennello d'Oro, la consueta estemporanea di pittura che ogni anno si ripropone e poi avremo altri eventi comunque collaterali legati sempre al mondo dell'arte con la presentazione anche di libri dedicati. Grazie, sindaco. Siamo con Natalia, figlia del pittore Casorati, tantissima gente, un grande tributo. Buongiorno, grazie per questa intervista. Siamo qui all'Oratorio Santa Caterina per inaugurare la mostra di nostro padre. Siamo contentissime di avere così tanta gente. La mostra è venuta benissimo, la potete ammirare attraverso il video fantastico che sta facendo questo signore di R24. E speriamo, quindi la mostra sta aperta fino al 15 agosto, di avervi tutti qua, è aperta sempre, e quindi di avervi, venirla a visitare perché vale la pena. Arte Arte figurativa, ma non troppo. figurativa, ma non troppo. Fa le domande a tranello. Allora, beh, Vuoi che come dica vede, io? sei brava a parlare tu. Allora, arte figurativa nel senso che ci sono degli elementi che richiamano la realtà, però non è figurativa nel senso che c'è un richiamo, ma in realtà è solo uno spunto, un gioco per utilizzare queste immagini, queste forme per costruire un quadro. Cioè, mio padre costruiva un quadro usando gli elementi presi dalla realtà, ma che erano completamente trasformati, che erano completamente rivisti con la sua immaginazione. Siamo con le figlie del pittore Casorati. Chi era vostro padre? Francesco Casorati, nostro padre, amava Cervo tantissimo e la scelse come paese dove costruire la sua casa, dove venire d'estate. E qui passava almeno 2 o 3 mesi tutti gli anni per lavorare, cioè lui stava nello studio, lavorava e qui produceva i suoi quadri con appunto soggetti spesso marini, spesso il mare, le barche, perché amava il mare. E indubbiamente è vero che un pittore non va mai veramente in vacanza, perché dovunque va il suo sguardo pittorico è sempre acceso, è sempre attivo e vede nella realtà che lo circonda, colori, forme e strutture geometriche che poi entrano in qualche modo nella sua mente e vanno a essere poi riprodotte nei quadri dove sicuramente il suo grande amore per il mare si può notare, si può vedere, perché il mare è un protagonista, le barche, la navigazione, il viaggio. Accanto ad altri temi che sono comunque molto importanti. Che cosa rappresenta questo quadro?
Allora, difficile limitarsi alla descrizione del quadro per comprenderlo. Rappresenta, noi possiamo leggere ciò che vediamo, vediamo delle barche, ma sono in realtà delle barche di plastica. Vediamo dei pesci, ma in realtà non sono solo dei pesci, sono proprio come delle campiture di colore che emergono da uno sfondo blu su cui si possono notare delle linee orizzontali e verticali. E un quadro si può immaginare come una narrazione, ma anche come una composizione geometrica di forme. E la parte narrativa è una parte appunto in cui noi nominiamo le cose che vediamo e ciascuno spettatore, ciascuno fruitore dell'arte completa l'opera immaginando la propria storia, ciò che evoca il quadro nella sua mente viene poi appunto stimolato dall'immaginazione.